Quiz Calcio, bentrovati con appunto la parte dedicata allo sport, al calcio. Telefonateci, scriveteci. Qui accanto a me Michele Marchetti, ciao. Bentrovato. Ciao. Ciao Stefania, buongiorno. Allora, una delle notizie del giorno, oltre alle notizie sportive che però insomma sono sicuramente da ricordare oggi, però Milan via libera allo stadio a San Donato, una notizia che sta mobilitando un po' gli anni tra chi dice che è contento, che gli piacerebbe, chi pensa all'Inter, chi invece è scontento e sperava altrove, chi dice già non troverò posto con la macchina. Insomma. Sì, vabbè, ci saranno eventualmente delle problematiche a livello di viabilità, non c'è dubbio da questo punto di vista. San Donato non è Milano, anche a livello di presenza di polizia municipale non è un capoluogo di provincia, però stiamo a vedere. È un primo passo, questo sicuramente importante. L'intenzione del Milan, ma anche dell'Inter, è quella di costruirsi uno stadio di proprietà per giocare singolarmente, quindi non più con le due squadre milanesi. Io credo che ai tifosi del Milan vada bene anche andare a vedere la propria squadra a San Donato, se il Milan riuscirà a costruire magari uno stadio anche bello, no? Dal punto di vista estetico, comodo per vedere le partite nella maniera migliore. Alla fine anche quelli che sono i più nostalgici, già nostalgici di San Siro, alla fine saranno tutto sommato accontentati, per cui credo che la strada possa essere quella lì, anche se poi io credo che comunque il comune, il sindaco Sala proveranno in tutte le maniere a portare avanti ancora quell'ipotesi di ristrutturazione di San Siro, della quale abbiamo conosciuto alcune immagini, no? Nei rendering dello studio di ingegneria che ha valutato e redatto il progetto. Fino all'ultimo Sala proverà a tenere le squadre a San Siro in qualche maniera, anche se insomma, l'intenzione sembra quella assolutamente di andare fuori, per tutta una serie di motivi. Il principale è quello della fluidità a livello burocratico, che non esiste dentro il comune di Milano. Allora Michele, adesso arrivo alle vostre telefonate, prima però vediamo che c'è un Santini che si sta agitando per Sinner, penso, perché ha battuto Djokovic. Carota, certo. Ciao Fabio. No, non ti sentiamo, ma l'entusiasmo è già abbastanza indicativo. Lo sentiamo. No. Mi sentite? Sì. Basso, bassissimo. Ah, peccato. Beh, comunque, signori, pochette arancione, carote, perché il signor Djokovic 3-1 è a casa. Cioè, qui siamo di fronte a un campione assoluto. Va bene, volevo fare questa... Andrei un po' dai datteri alle carote un attimo. Non concedimi. Hai fatto bene, la notizia del giorno è quella lì, dai, a livello sportivo la notizia del giorno è a parte le carote, Sinner. Ecco, diciamo che... Ce n'è una, però permettimi, approfitto di questo spazio di un secondo, Michele e Stefania, 10 minuti fa, pazzesco, Klopp lascia il Liverpool. Sì, una notizia questo pazzesca. Fa anche poi sommuovere una serie di movimenti del calciomercato, magari dopo ne parliamo. Dopo ci dici dove va Klopp. La notizia è arrivata che Klopp lascia. Adesso tu ci devi dire dove allenerà Klopp la prossima stagione. Da casa lo vogliono sapere. Una telefonata, pronto? Posso dire dove allenerà Thiago Motta? Buongiorno. Ma Klopp è già più difficile. Sono Albino da Piacenza. Buongiorno. Ben trovato. Io vorrei fare due domande agli ospiti studi. Prima di tutto, parlando della storia dello stadio del Milan e dell'Inter. Il Milan e l'Inter dovrebbero farsi il proprio stadio di proprietà, cioè dovrebbero far così come succede in tutte le altre nazioni, in Inghilterra, in Germania, anni, tutti i club hanno il proprio stadio di proprietà, ma questo poi dovrebbe riguardare tutte le squadre delle società di Serie A, perché è ora, con 30-40 anni di ritardo, che anche le nostre società abbiano il proprio stadio di proprietà, e non ora che lo stadio deve essere proprietà del comune. Ormai è obsoleta quella cosa lì, perché non è possibile ancora fare come 40 anni fa, ogni anno il permesso e chi taglia l'erba e chi fa così e chi fa così. No. La seconda cosa deve avere in non tanto grandi degli 80-90 mila spettatori come una volta, sui 50 mila il minimo sindacale per far disputare le finali delle coppe,
e basta. E basta. Ma la seconda considerazione? Ecco, la prima. Poi la seconda su Klopp, che ha detto che oggi che si è dimesso, ha detto che sta fermo un anno, ha detto. Poi la seconda... E anche Spalletti stava fermo un anno. In Italia dove potrebbe allenare? Milan, Inter o Juventus? Qual è la società che si avvicinerebbe di più alle sue qualità come allenatore? Grazie, grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, sì. Tu dici l'aveva detto anche Spalletti e invece... Sì, cioè, beh, lo dice per cercare di evitare che tutti vadano ad assalirlo, per cercare di capire cosa farà la prossima stagione. Io credo che Klopp non resterà a piedi per un anno. Poi dopo quello che fa Santini, Milan, Inter, Juve, lui dice che sta fermo un anno. Allora ragioniamo. Klopp lascia il Liverpool. Quanto guadagna il Liverpool? 17 milioni l'anno. Quale società italiana può dare questa cifra? Nessuna. Bene. Allora Milan, adesso, Inter e Juve, se si mettono assieme, possono fare 13 giornate a testa. Forse. E fanno Guarda Michele, adesso i tedeschi guardano come andrà la Germania agli europei. Dopodiché è evidente che la panchina di Klopp è CT della nazionale tedesca. Almeno che, attenzione, i due potentati spagnoli, Real Madrid e Barcellona, decidano di ingaggiarlo. Per ora non mi giunge notizia in tal senso. Telefonata, pronto? Ah, buongiorno, meno male sono riuscito a prendere una linea dell'Italia, buongiorno. Bene, buongiorno, prego. No, io sto guardando la vostra trasmissione di San Donato. Sì. Yeah. Io abito a San Donato da 70 anni. È contento? Ragazzi, io ho 70 anni che abito qua. Insomma, quella zona lì, non la che avevamo CES, San Francesco, ma è veramente bravi, è giusto che si faccia qualcosa, le fa schifo se no quel posto lì. Ma secondo lei poi da San Donato chi vive lì sarà contento di vedere comunque un giro, il comitato di zona? È contento? Ma no, per me va benissimo, anzi io sono sempre andato a favore dello stadio, non come quelli stronzi che dicono sì, no, non è cagato. Francesismo. Sì. Un saluto! Vabbè. Ok, comunque è giusto che sia fatto lo stadio. Peccato che è del Milan, che io sono interista, però va bene lo stesso. Però va bene lo stesso, che si faccia qualcosa di bello. Auguroni. Grazie, un saluto. Però è anche bello che qualcuno sia contento quando arriva una roba bella come lo stadio. Ma secondo me, allora è chiaro che qualche problema a livello, ripetiamo, di viabilità lo andrà a creare lo stadio. Milan Inter fanno 70.000 spettatori tutte le partite, per cui è. Succede anche a Monza, che ha uno stadio da 15.000 spettatori, che si intasino le vie limitrofe, e quindi è qualcosa che va accettato, no? Se vuoi lo spettacolo vicino a casa, e comunque San Donato ne andrà a beneficiare, ovviamente se Milan dovesse davvero fare lo stadio bisogna un pochino tapparsi il naso da quel punto di vista e vedere il lato positivo, anche perché poi ci sarà un centro commerciale, cioè comunque cose belle di solito insieme sicuramente non solo lo stadio. Ecco, il Milan ha in mente di fare anche altri progetti, ecco, oltre lo stadio. Telefonata, abbassate l'audio, buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giuseppe, chiamo dalla provincia di Milano. Prego. Abito vicino a San Donato. Io avrei una considerazione da fare, ma a me lo stadio da San Donato del Milan andrebbe anche bene. Però il sindaco dovrebbe giocarsi bene le sue carte, anche i cittadini di San Donato. Fate una metropolitana che arriva almeno fino a Lodi, così almeno anche chi tiene a Milan, che abita in provincia di Lodi, non deve prendere il treno o la macchina per venire a vedere la partita. Cioè, dati i servizi, e secondo me è la cosa migliore, perché insomma, cioè, dite lasciate giù la macchina, dateci mezzi. Va bene. Non dobbiamo spendere neanche i soldi per i parcheggi. Ha capito. Va bene, grazie, un saluto. Un saluto. No, tra l'altro, cioè, lo stadio sarebbe da 70.000 posti, però i parcheggi sono due livelli per 3.500 posti, quindi Santini, penso che sia poi ovvio, o almeno auspicabile, che arrivi davvero una metropolitana lì. Io sono fautore del progetto stadio lontano da San Siro, per una serie di motivi che non dico, ma insomma un po' li ho detti nel corso dei vari appuntamenti.
è chiaro che ci sono dei problemi di logistica. Sicuramente rinforzare le linee metropolitane, questo crea davvero l'ipotesi della risoluzione dell'80% dei problemi. Forse non c'è tanto bisogno di ampliare o fare mega parcheggi quanto di allungare le metropolitane e intensificare la frequenza dei treni. Un'altra telefonata, pronto? Voglio vedere se anche questo o questa telespettatrice è di San Donato. Pronto? No, io non sono di San Donato, sono di Sesto San Giovanni. Allora, la saluto, mi dispiace. Che era un'altra ipotesi, però no? Ho dovuto mettere giù, perché abbiamo avuto direttiva che facciamo una telefonata dalle 12.30 alle 14.30, deve valere per tutti. Perché sennò poi poi mi sgridi dopo, Michele. No. Va bene, allora... La regola è questa. La regola è questa, poi tra poco abbiamo anche la pubblicità, quindi abbiamo bisogno di analizzare bene questa questione di San Donato. Però un'altra telefonata, pronto? Pronto? No, l'abbiamo messa giù, Michele. Signor, lasciamolo parlare, questo povero signore. Va bene, oggi la lasciamo parlare, però... Prima parlate di politica? Adesso parla di calcio, dai. Oggi Marchetti è il presidente del Milan Oggi, o l'altro dirigente, era il presidente dell'ENI di San Donato Milanese. Era normale che lo sapesse. Però chiedo a voi due, per cortesia, se sapete in Italia quale altro stadio c'è una visibilità della partita in gioco pari allo stadio di San Siro. Sta dicendo Michele chi, dove si vede bene la partita come a San Siro? Ah, ok. Esatto. Ok. Sì. Va bene, grazie. Sì, sì. Beh, stadi grandi, intendo quindi almeno 60.000 spettatori dove si vede bene la partita come a San Siro. È dura, grandi no? Torino, Juventus Stadium, Allianz Stadium sono 40-42 mila, si vede benissimo la partita, però è molto più piccolo. Stadi piccoli dove si vede bene la partita ce ne sono una miriade, a Monza si vede benissimo, a Udine si vede benissimo, ce ne sono tanti. In effetti stadi grandi, pensiamo all'Olimpico di Roma, pensiamo al Diego Armando Maradona di Napoli, è un'altra cosa, c'è la pista di atletica, sono distanti le tribune, le curve dal campo. In effetti San Siro, per diciamo rapporto tra grandezza, capienza e possibilità di godere al meglio la visuale del campo, è il numero uno in assoluto, no Fabio? Credo che si può essere d'accordo su questo, no? Assolutamente, in Italia e forse in tutta Europa è lo stadio dove si vedono meglio, insieme con alcuni stadi dell'Inghilterra, le partite. Però sappiamo tutti che oggi uno stadio di proprietà di una società risolve l'80% dei problemi finanziari di una società. Io in questo senso dico, è chiaro che il mio cuore batte per San Siro, però è anche vero che dobbiamo guardare la realtà in cui è finito il nostro calcio, e questa è la strada. Ci sono poi quei 40 milioni di Red Bird che sono finiti nel bilancio rosso-nero, leggevo dalla Gazzetta, per l'acquisto dei terreni e per realizzare l'impianto, il progetto dell'impianto, no? Praticamente. Quindi poi il club sposta San Donato anche la sede nel caso. Insomma, una bella rivoluzione, anche perché chi ama il calcio è anche un po' abitudinario, secondo me. Quindi sarà... Consiglio la sede, se si pensa per esempio anche al museo del Milan, no? Sì. Io consiglierei di tenerla dove si trova, a Milano, piuttosto comunque di spostarla a San Donato. È vero che poi l'idea è quella, Stefania, di rendere lo stadio fruibile, no? Tutti i giorni della settimana, per cui si può anche andare a visitarlo, andare a vedere il museo, eccetera, e quando c'è la partita magari avere la possibilità anche di andare al museo. Però se rimanesse a Milano, almeno il museo del Milan, secondo me, sarebbe auspicabile. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno, mi sente? Buongiorno, la sento, forte e chiaro, chi parla? Buongiorno, sono Carlo, parlo da un comune della cintura di Milano, buongiorno. Buongiorno, prego. Posso dire una cosa? Sì. Perché non dite mai dove abitate? Diteli i comuni, che è bello, fa piacere. Il comune è Cernusco. Cernusco, buongiorno. È pure bello. Ma caspita! Sì, diteli i nomi, che i sindaci sono contenti. Ma guarda, poi sono contentissimo, ho collegato bene con Milano, quindi... Non c'è da lamentarmi, l'aria è abbastanza buona e il tempo è quello che è, come l'avete voi.
Io volevo intervenire sul discorso via libera allo stadio a San Donato. Sì, posso? Certo. Ecco, tutti i ragionamenti che sono fatti sono dei ragionamenti ottimi, però la domanda che faccio io è dal punto di vista economico. Il progetto dello stadio, sia del Milan che dell'Inter, parla di circa un investimento di 800 milioni. La domanda è: una squadra di calcio, sia il Milan che l'Inter, questi 800 milioni dove li prende quando una di queste squadre è indebitata e sta cercando di trovare un altro sponsor di supporto a quello che ha? Il Milan ha un attivo di qualche decina di milioni, questi 800 milioni per uno o per l'altro vengono presi ovviamente con dei finanziamenti. Oggi la cosa mi sembra strana che ci sia la possibilità di tirar fuori per due squadre 1.600 milioni, che poi con gli aggiornamenti e gli adeguamenti in costo d'opera verranno 2 miliardi di euro, e se uno va in banca per chiedere un mutuo portando tutte le garanzie del caso, e poi non ce l'ha. Ecco, deve sottostare a tutta una serie di trafile. Va bene, ne parliamo, grazie. A lei. Grazie. Un saluto. Allora, allora, sinteticamente, c'è una serie di gettiti. È chiaro che mi sono stressata io a sentire i numeri. L'operazione stadio di Milano, del Milan e dell'Inter non sarà solamente operazione stadio, sarà un'operazione a livello di speculazione edilizia importante. Quindi verrà costruito lo stadio, ma ci sono degli interessi attorno per costruire anche un centro commerciale piuttosto che degli altri edifici adibiti a magari ad ufficio, che verranno affittati eccetera, per cui non saranno, saranno solamente spese delle società, ma ci sarà l'intervento anche di altre società, magari anche di fondi di investimento stranieri diversi da Red Bull, per cui la cosa si potrà fare, perché saranno in tanti a guadagnarci, diciamo, diciamo così. Eh beh, Santini, non sono come i nostri mutui di quando andiamo noi in banca, che se non ce li hai è tutto un introito. Il nostro mutuo gliene frega niente a nessuno, ecco. Invece dello stadio, appena c'è l'idea dello stadio, arrivano tanti soggetti intorno che vorrebbero approfittarne dell'idea. Allora Fabio, so che tu hai delle informazioni su delle trattative misteriose, Torino-Liverpool, cose un po'... Tanta roba oggi, Santini. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco. Michele, eccoci in studio. Allora, che è successo? Siamo in diretta. Dillo a tutti quello che hai detto. Si parla di calciomercato anche durante la pubblicità. Perché io ero qua che guardavo quello che tu dicevi, cercavo informazioni. Sì, dici. Certo, una delle novità di questo povero calciomercato di gennaio sono sicuramente le dichiarazioni dell'agente di Lautaro Camaño, argentino, che dice chiaro e tondo che cosa dicono le sue parole: cari amici, il mondo mi sta chiamando, è evidente che il Real Madrid mi offre 10-12 milioni l'anno per 4 anni per il mio giocatore, cara Inter, se dobbiamo rinnovare sediamoci a 10, l'Inter arriva al massimo a 8, credo che vada presa in considerazione a questo punto una cessione. So di essere impopolare, ma questa è la realtà dei fatti, anche perché è evidente che l'Inter, di fronte a un'offerta da 120-130, il giocatore lo lascia andare, è evidente. Infatti da casa Marco dice: ma no, e prima ero dilaniato per il rinnovo di Lautaro e adesso sono più dispiaciuto per il Liverpool, che secondo me ci prenderà Inzaghi. Non lo so se Inzaghi ha già raggiunto quello status, ha fatto la finale di Champions l'anno scorso, ma che abbia degli estimatori in Inghilterra squadre come il Liverpool in questo momento non lo so, francamente ho qualche dubbio ancora. E su Lautaro, perché insomma... Beh, su Lautaro, come dire, il calciomercato è fatto sì di delle volte anche di sentimento, ma la maggior parte delle volte no, è fatto di concretezza, è fatto di proposte, è fatto di ambizioni. Lautaro sta sicuramente bene all'Inter, sono tanti anni che all'Inter, quest'anno sta facendo una stagione a livello realizzativo strepitosa. È chiaro però che se tu hai delle offerte, come diceva Fabio, ben superiori a quella dell'Inter da squadre
tutto rispetto dell'Inter, in questo momento forse ti possono dare qualcosa di più in termini di ambizioni il Real Madrid e poche altre, francamente è anche normale che tu ci pensi ed è normale che fai un po' pesare sul tavolo, a livello di, come dire, di coltello dalla parte del manico, questo tipo di offerte. Bisogna solamente capire se l'Inter può accontentare Lautaro a livello economico. Io credo di sì. A livello di operazione individuale verso questo giocatore potrebbe anche farlo. È chiaro che però poi a catena cosa succede? Che altri giocatori inizieranno a chiederti l'aumento, perché Lautaro prende 10 milioni, hai alzato il tetto di ingaggi, e quindi in effetti è tutta da vedere questa situazione. Non, Fabio, è così semplice. Vincenzo dice: sono tutti uguali, no, sono i soldi si fanno dimenticare subito i colori. Io sono perfettamente d'accordo con l'analisi di Michele. C'è solo una cosa su cui non mi trovo d'accordo: l'Inter non ha la possibilità di dire sì a una richiesta di Lautaro Martinez che superi gli 8. Già arrivare a 8, che sarebbero 7 più bonus, è già una cosa tremenda, no? Che evidentemente scatenerà forse l'ira funesta, il desiderio di accumulare di qualche collega di squadra. Leggi per esempio Çalhanoğlu, che non sembra insensibile a eventuali sirene che lo chiamino dall'estero. Bene, se Real Madrid dice 10-12 e offre 130-140 all'Inter, signori, dobbiamo metterci nella condizione di dire che nessuna società italiana può permettersi di trattenere i giocatori a queste condizioni. Una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Claudio. Buongiorno Claudio, ben trovato, prego. Sì. Sono Rossero, premetto. Niente, volevo dire che lo stadio Maiazza che fine farà, in primis. Poi l'Inter con Taremi sarà ancora più forte. E il Milan, se non si dà una svegliata, siamo messi male. E ultimo, farei arbitrare nel campionato di Serie A più donne arbitro e anche al VAR. Forse bravo. È la soluzione migliore. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Beh, c'è chi, partendo da quest'ultima cosa, vede nella scelta degli arbitri anche poche donne, magari donne che se lo meritavano prima, che non sono state scelte per... Se ci sono delle donne arbitro brave che arbitrano, basta, non aggiungerei altro, altrimenti si fanno dei discorsi, secondo me, banali. Mi auguro che se ci sono però donne brave non siano sfavorite dal fatto di essere donne, ma sono sicuro che non sarà così. Ce n'è una in Serie A che è piuttosto brava, per cui bene così, che ne arrivino anche delle altre. E che possano anche arbitrare delle partite comunque un po'... Certo, quello poi dipende ovviamente dall'esperienza e dalla capacità. Maria Sole Caputi Ferrieri si chiama, non mi veniva il nome, l'arbitro donna di Serie A, sembra una ragazza, una donna veramente, un arbitro in gamba, per cui secondo me nel giro di pochi anni arriverà anche ad arbitrare partite importanti sicuramente. Su Taremi, Fabio? No, dunque Stefano, la Maria Sole suscita rispetto nei giocatori, credo che le donne abbiano tutti i numeri per poter affermarsi come arbitri migliori di quelli che abbiamo adesso uomini. Poi, per rispondere, se mi permetti Stefania, al nostro amico che dicevo il Milan si deve dare una svegliata, il Milan si è dato due svegliate. Una, ha di fatto preso Thiago Motta, signore e signori, che a giugno siederà sulla panchina rossonera, e lavorando su Zirkzee, attenzione, su Zirkzee ho notizie proprio di stamattina, il Bologna vuole 30 milioni, il Milan offre il riscatto di Selmeker e 30 milioni, si sta trattando, attenzione, Thiago Motta sta lavorando a una pianificazione del nuovo Milan con Ibrahimovic, quindi il Milan si sta muovendo, certo non chiedete di muoversi a gennaio, lo fa in prospettiva del giugno 2024. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Pietro. Buongiorno. Buongiorno. Parlo da San Donato Milanese. Ben trovato. Grazie. Bene la vostra trasmissione, complimenti. Grazie. Va bene, per me lo stadio San Donato è bellissimo, una bella cosa perché porta qualcosa di bello.
Meno male, ma secondo me lo fanno lì perché siete, cioè, tutti i milanisti, dove sono disandonati? No, interista, vedi? Però è contento ugualmente. Però sono contento, va bene, guarda che porta benessere, guarda che sia una cosa bella. Infatti io sono 70 anni che sto qua a San Donato. Cioè, allora praticamente a San Donato dovevamo fare quello dell'Inter, che già è il secondo, il è terzo. Vero, no, è vero. No, ma va bene, va bene lontano, non sono così cattivo. Facessero due direttamente a San Donato. bravo, mi hai rubato la cosa, sì, è vero. Infatti anche io ci ho pensato, perché ne fanno uno di qua e uno di là? No, sarebbe troppo. Però diciamo che si sono sbilanciati parecchio, cioè rispetto a una telenovela che non finiva più sullo stadio, mi pare che adesso... Insomma, ma cioè, anche l'ufficio. Si è partita, però veramente lo fa il Milan. Perché qui San Donato sono un po' favori, un po' contro. Però infatti, qual è l'umore? Cioè, molti sono anche contro, quindi anche lì. Perché sì, sembrano tutti ma contenti. Gente che non mi piace il calcio, penso. Ma non sai cosa c'è? Certo. Per me hanno paura che portano magari un po' di violenza, un po' di quella roba lì, capite? Mm. Certo, è una perplessità molto vicina sempre alla mente. Però... quando c'è una sicurezza, quando c'è una cosa, non penso che arrivano delinquenti oppure così. Grazie, un saluto! Altrettanto a voi, buona giornata. Buona grazie, giornata. 100% di share su San Donato. No, la comunque... linea gialla arriva a San Donato, mancano solo i parcheggi. Certo, è vero, dice, è vero, casa, è vero, è vero. Probabilmente devi fare, se non so esattamente dove arrivi la linea metropolitana rispetto all'area dove c'è l'idea di fare lo stadio, probabilmente ne servirebbe. Sì, però quando anche c'era solo l'otto San Siro, comunque io mi ricordo non solo tifosi, anche gente che aveva i corcetti camminava dall'otto. Certo, quindi bisogna fare una fermata forse ulteriore a quella che già sussiste ed esiste a San Donato, che sia la fermata stadio. Va bene, San Donato Stadio sponsorizzato ovviamente sarà come in tutte certo. Le allora, pubblicità tra poco. Allora, da casa mi sono arrivati tanti messaggi di calciomercato, ma sulla Juve. Ah. Cari miei. Allora, togli gli occhiali. Juve, attenzione. Staccarmi. No, mi tolgo gli occhiali perché questa è grossa davvero. Sapete che da due mesi Manna, che è il braccio destro di Giuntoli, sta seguendo questo ragazzo di 20 anni, si chiama Rodriguez, è un esterno d'attacco del Liverpool, ha una valutazione di 15 milioni, la Juve ha già fatto l'offerta, 8 milioni più bonus. Ora, cosa vuol dire? Perché la Juve va a cercare così questo giocatore, che effettivamente è cercato dal Monaco, che ha offerto 10 milioni, dal Benfica, che ne ha offerti 11. In quel ruolo, dove ha Chiesa? Perché è chiaro che Chiesa se ne va, ma a questo punto Chiesa, che è un pallino di Klopp, andrà a Liverpool, che Klopp va via? Ecco, si è creato questo intrigo proprio questa mattina, questa tarda mattinata. Poi c'è un'altra notizia, che Iglitare torna nel calcio. Ebbene, vi dico che sta lavorando per trovare una soluzione a Napoli, altrimenti c'è un'offerta dalla Premier, ma non ho ancora identificato la società. Sarebbe un bel colpo per il Napoli, sarebbe un gran bel colpo, Tare, che credo sia ritrovare finalmente il miglior direttore sportivo degli ultimi 10 anni probabilmente. Allora, poi per Michele, Zerbin è al prestito secco al Monza fino al 30 di giugno. Perché per Michele dovrebbe essere il Monza, allora perché è tifoso del Monza. Non lo pago io, però Zerbin. Poi attenzione, la Juventus ha trovato l'accordo con Felipe Anderson, 4 milioni l'anno fino al 2028. Qualcuno dice che forse giovedì, giorno di chiusura di questa sessione del calciomercato, la Juve riesce a chiudere Koopmeiners. A noi non risulta. Risulta che Koopmeiners sarà un giocatore della Juve, ovviamente a giugno. Staremo, ormai manca poco. Sì. Per gennaio sarebbe clamoroso, sarebbe clamoroso, soprattutto che l'Atalanta se ne privi, francamente. Cioè, o la Juventus arriva a fare un'offerta clamorosa già a gennaio, ma non mi sembra, no, Santini, che la Juve possa fare offerte a livello economico. A livello economico la Juve non può investire senza avere la certezza della Champions League, che arriverà tra almeno una decina di giornate, diciamo così. Quindi francamente resterà un sogno, a meno che l'Atalanta voglia fare un favore alla Juventus, ma non mi sembra il caso, no? In questo momento, che l'Atalanta possa pensare di agevolare un'operazione di mercato con la Juventus.
Allora, non voglio essere ma i favori si fanno se la pecunia gira, se no non si fanno i favori. I pecunia non ho l'età. Allora Aurora scrive, dice perché non avete risposto su San Siro che fine farà? Perché? Perché ci siamo dimenticati. Perché, però... è complessa la vicenda, cioè il comune va a introitare mi pare 9 milioni all'anno per l'affitto di San Siro a Inter e Milan, che è una cifra bilancio molto importante che non ci sarebbe più, quindi se le squadre lasciassero San Siro rimarrebbe in piedi la struttura. Per il momento c'è anche il vincolo, no, della sovrintendenza ai beni culturali sul secondo anello, per cui non ci può anche neanche essere l'ipotesi di abbattimento in questo momento di San Siro. Che cosa ne può fare il comune? Aumentare il numero di eventi, aumentare il numero di concerti? Sì, può farlo. Secondo qualcuno potrebbe anche farlo in maniera tale da non rimetterci troppo denaro rispetto agli affitti pagati da Milan e Inter. Io ho qualche dubbio, francamente, che si riesca, considerata anche l'ostilità di molti cittadini che abitano in zona San Siro rispetto ai concerti, che si possa creare una stagione musicale così ampia da poter avvicinare quelle cifre che il comune ricava dall'affitto. Anche perché Santini, tu sei anche esperto di arte, di cultura, comunque di eventi, però al di là di Vasco Rossi, sì, che aveva detto per i milanesi bisogna stare a casa a piangere davanti a TV, adesso per dire a San Donato ci hanno chiamato in tanti che sono contenti, a San Siro qualcuno magari si è lamentato, però bisogna anche riempirlo San Siro, nel senso Vasco Rossi lo riempie, Laura Pausini la riempie, però ci sono tanti artisti che non riuscirebbero a fare una o più date lì, cioè però, impegnativo. Scusami Stefania, sarebbe un gravissimo errore, un gravissimo limite pensare solo di organizzare eventi, diciamo così, rock di grande afflusso. No, bisogna creare una politica di frequentazione quotidiana dello stadio di San Siro, trasformandolo in un punto di attrazione. Come Piazza del Duomo è piena di turisti, deve diventare anche il piazzale dello stadio, perché all'interno dello stadio non si fanno i concerti di Vasco e dei Coldplay, ma si fanno una serie di eventi legati magari ai musei, eventi legati alla città, eventi legati a Milano come una delle più importanti capitali europee. Ci vuole una politica imprenditoriale. Fatemelo dire, che questo comune non ha, parliamoci chiaro. Ma anche questa cosa potrebbe già fare. Allora. Sì, però Fabio, io penso che nessun evento a livello culturale, eccetera, possa comunque permettere al comune di avvicinarsi alle cifre che prende oggi dell'affitto di San Siro. Cioè il mondo del calcio fa girare talmente tanto denaro che Milan e Inter possono pagare una cifra spropositata, nel senso non è proporzionata ovviamente agli incassi che fanno per le partite, però per il comune è una cifra enorme, no? Quindi qualsiasi evento anche portato avanti e organizzato giornalmente per 365 giorni all'anno non potrebbe avvicinare il comune ad avere quei ricavi. I concerti sono già qualcosa che smuove ovviamente un flusso di denaro sicuramente più ampio, non tutti, certo, non tutti, ci mancherebbe altro, però comunque aumentarli durante l'anno in qualche maniera potrebbe aiutare il comune a rimetterci qualche denaro in meno, qualche euro in meno. Allora, calciofinanza.it dice che ci potrebbe essere un nuovo progetto per ristrutturare San Siro, quindi ci sarebbe forse un'apertura della sovrintendenza al restyling, però in questo caso sarebbe un tentativo ultimo forse di tenere lì. Poi Simone dice: io non so se non siano più difficilmente commentabili le proposte di ristrutturazione o le parole del sindaco Sala sul tema e sullo stadio San Donato, ma dai, tanto ormai si formalizzeranno le acquisizioni dei terreni e si andrà avanti. Cioè ormai forse è troppo tardi. Pensi, io penso sia un più che altro un tentativo di smuovere un po', come dire, la coscienza dei nostalgici di San Siro, per cercare di capire se possono in qualche maniera insorgere, creare una barriera umana di tifosi verso gli stadi fuori dal comune. Secondo me ormai è troppo tardi questo tentativo. Io ho fatto una battuta qualche giorno fa, dicevo, secondo me il sindaco Sala si trova un po' nella situazione di Galliani, che un po' di anni fa disse, quando c'era Kakà al Milan lusingato dal Manchester City,
anche dal Real Madrid, poi disse: io non voglio morire, non voglio essere ricordato sulla mia lapide, non voglio che scrivano questo è il dirigente che ha venduto Kakà, che ha ceduto Kakà. Ecco, secondo me Sala ha il terrore, l'ossessione di diventare sindaco che ha visto sparire Milan e Inter dal comune di Milano. Perché se per San Donato sarebbe un plus, chiaramente per Milano sarebbe una grande perdita. In conferenza stampa Pioli ha detto: Milan come Sinner, visto che tu avevi le tue carotine, Fabio, ti leggo questa: mi auguro che in questi ragazzi, anni, ragazzi, mi raccomando, il Carota Boys, mi raccomando. Olio e aglio, un po' di prezzemolo, fettine ottime in insalata. No, non so cosa pensi di questo. Niente, cos'è che è il taschino che non capivo, che prima ti vedevo? È la pochette arancione. La metto sempre quando Gianni vince, ovviamente. Ah, sei un dandy proprio. Allora, Sinner, mi auguro che in questi anni abbiamo dimostrato di avere una mentalità per salire di livello, dice Pioli su lui stesso. In questo assomigliamo a Sinner, ma lui è al top del mondo, noi lavoriamo per esserlo. Che carica, no? Beh, insomma, è una bella similitudine che incoraggia. Oh, diciamoci la verità, ma se l'Inter e la Juventus dovessero incorrere in qualche passo falso e il Milan andare avanti con la media delle ultime quattro partite, beh, ragazzi, non è che non possa fare un pensiero, che secondo me è molto debole, molto sbiadito, anche allo scudetto. Ma se mi permetti, Stefani, a proposito, guarda che il Milan ancora deve trovare il centrale difensivo. Ti ricordi che l'altro giorno ne abbiamo parlato? Sì. Abbiamo dato una lista di 5 nomi e per ora quello che si avvicina di più è proprio quello col nome più curioso, che è questo Tosin Adarabioghlu. Cioè sto cercando di dirlo dall'altro giorno. Brava. Ce l'ho fatta. È incredibile. Il difensore centrale. Io non riesco ancora. Cresciuto nel City, adesso al Fulham, ha 27 anni. Sembra che ci possa essere uno spiraglio per un prestito. Speriamo a questo punto, perché ho imparato a dirlo e sarebbe un problema. Certo, deve arrivare per forza adesso. Milan, compralo. Luca Darò dice: ma fare diventare San Siro la casa della nazionale, oltre ai concerti, aprirlo anche alla nazionale di rugby. Bella idea. L'idea ci può stare, gioca tante partite durante l'anno, può essere una bella idea. Milano non è la capitale dell'Italia, però voglio dire, San Siro è lo stadio più bello, dove si vede meglio la partita, per cui è una bella idea. È una bella prova, chissà se non ci avranno pensato, visto che in questo momento si sta un po' aspettando di recuperare. Allora, visto che abbiamo il titolo Inter-Juve, sul finale, Stefania, pronostico Inter-Juve, ho fatto il pentolone 1-2. Pentolone? Cos'è il pentolone? No. È la nuova forma del pendolino? Prima c'era il pendolino, quello di Maurizio Mosca, adesso c'è il pendolone che sarà una girata alla minestra in base a quello che esce dal... Quando tiri sul cucchiaio fai il pronostico. Allora. Cos'è successo, Fabio, che ti sei rabbuiato su Inter-Juve? No, tutt'altro. Stavo pensando che se la Juventus vince lo scudetto. Questo non c'è dubbio. Addirittura. Questa è un'affermazione forte. Così come se l'Inter dovesse vincere, mette una grossa ipoteca per prendere questo scudetto, però... Era un bel pareggio. Attenzione. Viene fuori forse un bel pareggio, visto la paura che ha Inzaghi della Juventus, ma la partita snodo è per l'Inter, è quella del Franchi di domenica sera, Stefano, e la guarderemo insieme a Nova Stadio. Allora lasciami ricordare una cosa: stasera alle 21 non ci sarà Linea d'Ombra, ma ci sarà in Duomo la messa in diretta su Telenova per l'anniversario dei 100 anni della fondazione degli oratori, e a presiedere la celebrazione ci sarà, dove ci sono migliaia di giovani, anche l'arcivescovo Monsignor Mario Delpini, e questo è l'evento clou della settimana della educazione. Grazie Fabio Santini, ciao. Grazie ragazzi, forza Yannick, forza Yannick. Dai, ciao, ci vediamo lunedì 12:30. Ci vediamo domenica. Domenica, certo. Domenica Nova Stadio. Ciao. Ciao.